ultimo pezzetto di pane. Tom King ripulì accuratamente il piatto e masticò lentamente l'ultimo boccone. Si alzò da tavola, ma non aveva mangiato abbastanza. Eppure era stato l'unico della famiglia a toccar cibo. I due bambini nell'altra stanza erano stati messi a letto nella speranza che dimenticassero di non aver cenato. Anche sua moglie non aveva toccato cibo, eh, ma gli aveva fatto compagnia. Seduta in silenzio, l'osservava colma d'ansia. Una donna della classe operaia, esile, consunta, sfibrata, sebbene il suo volto recasse ancora i segni di una passata bellezza. La farina per il sugo gliel'aveva prestata la vicina. Il pane invece l'aveva comprato con gli ultimi spiccioli che le erano rimasti. Tom sedette accanto alla finestra su una vecchia seggiola sgangherata che cigolò sotto il suo peso. I suoi movimenti erano lenti, quasi impacciati, come se fosse appesantito dalla massa dei suoi stessi muscoli. Era un uomo massiccio dall'aria stolida. Indossava abiti lisi e informi comprati a poco prezzo. La tomaia delle scarpe era troppo leggera per reggere la vecchia e pesante risolatura. La sdrucita camicia di cotone aveva il colletto logoro e parecchie macchie di vernice. Ema era la faccia di Tom King a rivelare chiaramente chi fosse e che cosa facesse. Era la tipica faccia del pugile, di uno che alle spalle aveva ormai anni e anni di battaglie sul ring e aveva sviluppato tutti i caratteristici segni dell'animale da combattimento, accentuandoli al massimo. Aveva lineamenti assai rozzi. Labbra informi davano alla bocca un'espressione durissima, quasi, quasi una cicatrice sulla faccia. La mascella era aggressiva, pesante, brutale. Gli occhi, incassati sotto folte sopracciglia, si muovevano lenti e inespressivi sotto spesse palpebre. Era in tutto e per tutto un animale, e il tratto più bestiale del suo aspetto erano proprio gli occhi, sonnacchiosi come quelli di un leone, gli occhi di una belva abituata a combattere. La fronte stretta e inclinata fuggiva veloce verso l'attaccatura dei capelli, che tagliati corti rivelavano tutte le bozze tipiche di un cranio dall'aspetto malvagio. Completavano il suo aspetto esteriore il naso, rotto due volte e variamente rimodellato da un'infinità di colpi, e un orecchio deforme, eternamente gonfio, grande il doppio del normale. Mentre la barba, per quanto rasata di recente, dava al viso una nota blu nerastra. Nell'insieme era la faccia di un uomo che faceva paura, e che non si vorrebbe certo incontrare in un vicolo buio o in un qualunque luogo solitario. Tom King non era un criminale, non aveva mai commesso nulla di criminoso. Tranne che sul ring e in qualche rissa occasionale, inevitabile negli ambienti che frequentava, non aveva mai fatto del male a nessuno e non aveva fama di attaccabrighe. Era solo un professionista del ring. Tutta la sua brutale aggressività la teneva in serbo per le sue attività professionali. Una volta sceso dal quadrato. Era un uomo tranquillo, persino bonario. Non nutriva rancori o invidie, e aveva ben pochi nemici. Fare a pugni per lui era un lavoro come un altro. Sul ring, colpiva per far male, per ferire, per distruggere. Ma in ciò non mostrava alcuna animosità o cattiveria. Era solo un lavoro. Quando Tom King aveva incontrato Wolo Molo Goger vent'anni prima, sapeva benissimo che la mascella del suo avversario era appena guarita da una brutta frattura e per tutto l'incontro aveva mirato a quella mascella e finalmente al nono round gliel'aveva fracassata di nuovo. Eh, ma non perché ce l'avesse con Goger, ma, ma beh, perché quello era il modo più sicuro di metterlo fuori combattimento e di portarsi a casa la fetta più consistente dell'incasso. E d'altra parte, nemmeno Gogert gliene volle. Era il gioco. Entrambi ne conoscevano le regole e le rispettavano. Tom King non era mai stato un gran chiacchierone e ora se ne stava seduto in silenzio accanto alla finestra, fissandosi le proprie mani. Sul dorso di quelle mani grandi e gonfie risaltavano bluastre le vene e le nocche, scorticate e deformi, erano la prova più chiara dell'uso a cui erano state sottoposte. Non aveva mai sentito dire che la vita di un uomo è tutta nelle sue arterie, ma conosceva bene quel che significavano quelle vene così grosse e sporgenti. Volevano dire che il suo cuore vi aveva pompato troppo sangue a pressione troppo elevata e ora non funzionavano più come una volta, eh, quando era giovane. Sforzandole al massimo, aveva chiesto troppo alla loro elasticità e le aveva sfiancate. E questo purtroppo aveva segnato anche la fine della sua resistenza. Si stancava facilmente ormai. Eh, non ce la faceva più a resistere per quei venti round veloci, fatti di affondi e di bordate, di colpi su colpi, da un gongo all'altro, combinazioni su combinazioni, senza tregua, sempre più violente, martellato alle corde o incastrando l'avversario all'angolo, e poi la furia dell'ultimo round, il più feroce, il più convulso e rabbioso, con il pubblico in piedi che urla, squarciagola, e tu come un turbine ad andare a segno, a fintare, a schivare, a sparare scariche di colpi, e per tutto quel tempo. Il tuo cuore fedele che pompa pom ondate di sangue nelle docili vene. E dopo essersi gonfiate nel momento di massimo sforzo, quelle vene tornavano solo apparentemente alle dimensioni normali. In realtà ogni volta restavano impercettibilmente appena un poco più grandi di prima. tornò a fissarsi le vene e poi si guardò le nocche martoriate e per un attimo ebbe la visione di com'erano lisce e perfette quelle sue mani quando era giovane, quando non si era ancora frantumato la prima nocca sulla testa di Benny Jones, noto anche come il terrore del Galles. <music> della fame si fecero risentire acuti per dio come mi farei una bella bistecca ho provato da burke anche da solei fece la moglie quasi in tono di scusa e non potevano farti credito niente nemmeno un centesimo burke ha detto va avanti che cosa ha detto ha detto che per lui sandel telesuona stasera e che il conto era già abbastanza alto King rispose con un grugnito. Aveva voglia di una bistecca da quando si era alzato quella mattina e per tutto il giorno la voglia gli era rimasta. Eh, non s'era allenato bene per quell'incontro. Era stato un brutto anno quello in Australia, tempi duri, difficile trovare un lavoro, anche il più irregolare, e così non era riuscito a pagarsi uno Sparring partner. E nemmeno la sua alimentazione era stata delle migliori o, o anche solo sufficiente. Era stata dura allenarsi senza uno sparring partner, e in più con una moglie e due figli da sfamare. No, inutile nasconderselo, non si era allenato per bene. L'alimentazione avrebbe dovuto essere migliore e minori le preoccupazioni. E poi, a quarant'anni suonati. Si fa più fatica a rientrare in forma che non a venti. Che ora è, Lizzie? La moglie uscì sul pianerottolo per chiedere e tornò. Un quarto alle otto. Eh, tra un paio di minuti comincerà il primo incontro. A me tocca solo tra un'ora. Passarono altri dieci minuti di silenzio. Poi Tom si alzò. Lizzi, la verità è che non mi sono allenato bene. Prese il cappello e si diresse verso la porta. Non fece l'atto di baciarla, non lo faceva mai quando usciva, ma quella sera fu lei a usare e gli gettò le braccia al collo. L'obbligò a chinarsi e lo baciò. Era così minuta tra le braccia di quel gigante. Buona fortuna, Tom, mettilo giù. Eh già, non c'è altro da fare. Solo metterlo giù. E mentre la moglie si stringeva a lui, Tom King cercò di ridere di cuore. Lanciò uno sguardo alla stanza nuda alle spalle di lei. Era tutto quello che possedeva al mondo. Più un affitto arretrato, una moglie e due bambini. E ora stava per lasciare tutto. E uscire fuori nella notte in cerca di cibo per la sua femmina e i suoi cuccioli. Eh, ma non come un operaio moderno che si reca alla macchina, ma nel vecchio modo primitivo e selvaggio, lottando per conquistarlo. Devo farlo. Se vinco sono trenta sterline, ci posso pagare tutti i debiti e in più mi avanza pure qualcosa. Se perdo non becco niente, neanche un centesimo per pagarmi il tram per tornare a casa. C'erano da fare due miglia di strada per arrivare allo stadio, e mentre camminava, ricordò come ai tempi d'oro eh, era stato una volta campione dei massimi del Nuovo Galles del Sud. Beh, si sarebbe recato all'incontro in taxi, e con ogni probabilità qualche ammiratore gli avrebbe offerto la corsa e lo avrebbe accompagnato. Ma era vecchio, e il mondo non tratta bene i vecchi. L'unico posto dove poteva lavorare era il cantiere. e Si trovò a rimpiangere di non aver appreso un mestiere. In fondo sarebbe stato meglio. Eh, ma. ma nessuno glielo aveva mai detto. E, e poi egli sapeva, nel suo intimo, che comunque non gli avrebbe dato retta. Era stato troppo facile, soldi in quantità, incontri fulminei, gloriosi, riposo e dolce far niente negli intervalli, una successione di entusiasti ammiratori, pacche sulle spalle, strette di mano, tutti sconosciuti felici di offrirgli un bicchiere solo per aver l'onore di parlargli cinque minuti. Gli stadi urlanti, la conclusione turbinosa del match: King vince! E il giorno dopo il suo nome sulle cronache sportive. Eh sì. Quelli sì che erano tempi. Ma adesso si rendeva conto che era sui vecchi campioni che aveva trionfato. Lui era la giovinezza in ascesa, essi sì, l'età adulta in declino. Non c'era da meravigliarsi che fosse stato facile. Loro, con le vene gonfie, le nocche frantumate, esausti fin nel midollo dalle lunghe battaglie combattute. Ricordò la volta che aveva messo fuori combattimento il vecchio Stoger Bill al diciottesimo round. E quanto aveva pianto il vecchio Bill dopo, nello spogliatoio. Come un bambino. Eh, forse il vecchio Bill era in arretrato con l'affitto forse aveva a casa una moglie e un paio di marmocchi, e forse Bill, proprio il giorno dell'incontro, avrebbe voluto. avrebbe voluto mangiare una bella bistecca. Bill si era battuto coraggiosamente, ma aveva avuto una batosta durissima. Capiva ora, dopo esserci passato anche lui, che Stoucher Bill quella notte di venti anni prima aveva combattuto per una posta molto più grossa di lui, che combatteva per la gloria e per i soldi. Non c'era da meravigliarsi che Stoucher Bill avesse pianto dopo, nello spogliatoio. Sé solo un certo numero di combattimenti. È la legge inesorabile del gioco. Un uomo può reggere cento duri incontri, un altro solo venti. Ciascuno, secondo il suo tipo e la quantità della sua fibra, ne ha a disposizione un numero limitato e quando li ha combattuti, è finito. Eh sì, egli ne aveva avuti più degli altri. Aveva avuto molto più di quello che gli aspettasse quanto a incontri duri e sfibranti. Di quelli che fanno lavorare cuore e polmone fino a scoppiare, che tolgono elasticità alle arterie e trasformano gli agili scattanti muscoli della gioventù in duri nodi, che consumano nervi e resistenza e distruggono nell'eccesso dello sforzo cervello e ossa. Lui aveva tenuto più duro degli altri, su questo non c'era dubbio. Nessuno dei suoi vecchi partner era ancora sulla breccia. Era l'ultimo della vecchia guardia. Le aveva visti finire uno per uno, e a qualcuno aveva dato lui stesso il colpo di grazie. Lo avevano messo alla prova contro gli anziani, e uno dopo l'altro li aveva sconfitti, ridendo quando. Come era accaduto con il vecchio Stocer Bill, li aveva visti piangere nello spogliatoio. E ora però era lui il vecchio, e su di lui facevano fare esperienze i giovani. C'era quel pivellino, quel sandel. Era arrivato dalla Nuova Zelanda con un primato alle spalle, ma in Australia nessuno sapeva niente di lui, e così gli avevano dato King come avversario. E eh, c'era da aspettarsi che ce l'avrebbe messa tutta per batterlo. Aveva tutto da guadagnare a impegnarsi: denaro, gloria, carriera. E Tom King rappresentava l'ostacolo tra lui e la fama. E quanto a sé, Tom King non aveva nulla da vincere eccetto 30 sterline per pagare il padrone di casa e i fornitori. Rimuginando a questo modo, nella intorpidita mente di King. Si affacciò la visione della gioventù, gloriosa, inascesa, esultante e invincibile, muscoli scattanti e pelle serica, cuore e polmoni ignari di stanchezza e logorio, gioventù che irrideva ad ogni risparmio di forze, sì, la giovinezza era la nemesi, distruggeva i vecchi, incurante che in questo modo distruggeva se stessa ingrostava le arterie e sfasciava le nocche e veniva a sua volta distrutta dalla giovinezza. Perché la giovinezza era giovane per sempre, ad invecchiare era solo la vecchiaia. Giunse allo stadio. Un gruppo di giovani sfaccendati vicino alla porta aprirono un rispettoso varco per lasciarlo passare, ed egli udì uno di essi dire all'altro è Tom King. È lui, è Tom King. Andando allo spogliatoio incontrò il segretario, un giovanotto dall'aria sveglia e furba che gli strinse la mano. Come ti senti, Tom? Eh, in perfetta forma. Rispose King ben sapendo di mentire e che se avesse avuto una sterlina ci si sarebbe comprato subito una bella bistecca. Quando emerse dallo spogliatoio e attraverso il corridoio arrivò al ring in mezzo alla sala, lo salutò uno scroscio di applausi. Rispose alle ovazioni a destra e a sinistra. Balzò agilmente sulla piattaforma e si infilò attraverso le corde nel suo angolo, dove si sedette su uno sgabello. Jack Ball, l'arbitro, venne a stringergli la mano. Aspiranti giovani pesi massimi, uno dopo l'altro, cominciarono a salire sul ring per essere presentati al pubblico dall'arbitro che annunciava le prossime sfide. Gli spettatori applaudirono e applaudirono di nuovo quando Sandy in persona saltò le corde e si sedette nel suo angolo. Tom King lo guardò con curiosità dall'altra parte del ring. Tra breve sarebbero stati allacciati in un combattimento spietato, ciascuno tentando con tutte le sue forze di stordire l'altro a forza di pugni. Gli abbinamenti degli incontri continuavano. Giovani su giovani saltavano le corde, giovani sconosciuti ma bramosi che gridavano all'umanità, che con la forza e la bravura avrebbero incrociato i guantoni col vincitore. Qualche anno prima. Quando era lui l'invincibile, eh, Tom King si sarebbe annoiato a questi preliminari, ma ora, ora sedeva affascinato, incapace di allontanare dai suoi occhi la visione della gioventù. I giovani continuavano all'infinito a salire sul quadrato, saltando le corde e a lanciare la sfida, e all'infinito gli anziani erano travolti da loro. Arrivavano al successo passando sui corpi dei vecchi. E continuavano ad arrivare, sempre più numerosi, gioventù inestinguibile e irresistibile, e continuavano a far piazza pulita dei vecchi, essi stessi invecchiando e percorrendo la medesima strada in discesa, mentre dietro, incalzante, c'era la giovinezza eterna bambini divenuti adulti vigorosi che trascinavano a picco i più anziani, e dietro di essi altri bambini fino alla fine dei secoli. Gioventù che deve fare quello che desidera, e non perirà mai. King guardò verso la tribuna stampa e fece un cenno di saluto. Poi tese le braccia mentre i suoi secondi gli infilavano i guantoni allacciandogli li stretti. Quando Sandel si alzò in piedi, Tom King vide un'immagine di gioventù incarnata, torace ampio, possente, muscoli lisci e guizzanti come oggetti vivi sotto la pelle bianca. Tutto il corpo emanava un'eccezionale vitalità. E Tom King sapeva che era una vita che non aveva disperso nulla della sua freschezza nei lunghi combattimenti in cui la gioventù pagava il pedaggio e da cui usciva un po meno giovane di quando era arrivata. I due uomini si vennero incontro e al suono del gong, mentre i secondi scendevano dal ring, si strinsero la mano e si misero immediatamente in posizione di combattimento. Sandel si fece sotto due volte, piazzando un sinistro agli occhi e un destro alle costole. Si spostava, saltellando agilmente, portandosi all'attacco con passi di danza. Era bravo e veloce. L'esibizione era brillante. La platea applaudiva entusiasta. Ma King non si lasciò impressionare. Aveva combattuto troppi incontri contro troppi giovincelli. Sandele era deciso ad affrettare i tempi, c'era da aspettarselo. È lo stile della gioventù che sperpera il suo vigore e la sua superiorità in attacchi selvaggiamente furiosi, travolgendo gli ostacoli con la sua sfrenata sete di gloria. Tom King pazientemente subiva. Sapeva il fatto suo e conosceva bene la gioventù ora che ne era fuori. Non c'era niente da fare finché l'altro non si fosse scaricato un po', pensava tra sé, mettendosi deliberatamente in posizione da ricevere un pesante colpo in cima alla testa. Era una cattiveria, ma prevista dal regolamento del gioco. Ciascuno deve pensare alle proprie giunture, e se insiste a colpire l'avversario sul cranio, eh beh, è peggio per lui. King avrebbe potuto piegarsi in modo da evitare il colpo, ma si ricordò dei suoi primi incontri e di come si era fratturata la prima giuntura sulla testa del terrore del Galles. E il gioco è il gioco. La sua mossa aveva distrutto una delle nocche di Sandel. Eh, non che Sandel se ne preoccupasse ora. Eh, avrebbe continuato così superbamente indifferente, colpendo forte come sempre per tutto l'incontro. Ma in seguito, quando i lunghi anni di ring avrebbero cominciato a farsi sentire, beh, avrebbe rimpianto quella giuntura. E guardandosi indietro, si sarebbe ricordato come se l'era frantumata sulla testa di Tom King una sera di tanti anni prima. Brown fu tutto di sandel, e la platea sembrava impazzita per la rapidità dei suoi affondi turbinosi. Aveva travolto King sotto una valanga di pugni e King era rimasto immobile. Non colpì neanche una volta, accontentandosi di ripararsi, schivare e abbrancarlo stretto. Di tanto in tanto faceva una finta e si spostava pesantemente, ma, ma senza mai saltellare o sprecare un grammo di energia in più. Tutti i movimenti di King erano studiati e metodici. I suoi occhi lenti e semichiusi lo facevano sembrare mezzo addormentato o istupidito. Eppure erano occhi che vedevano tutto, allenati a vedere tutto da venti e più anni di ring. Erano occhi che non tremavano all'approssimarsi del colpo, ma freddamente vedevano e misuravano la distanza. Seduto nel suo angolo per il minuto d'intervallo alla fine del round, King teneva le gambe distese, le braccia appoggiate alle corde. Gonfiava ritmicamente il torace e l'addome per inspirare profondamente l'aria smossa dallo sventolare degli asciugamani dei suoi secondi. A occhi chiusi udiva le voci della platea. Perché non combatti, Tom? Non avrai mica paura, no? Muscoli legati, non può muoversi più in fretta. Il gong suonò e i due uomini avanzarono dai rispettivi angoli. Sandel percorse circa i tre quarti della distanza, ansioso di ricominciare, mentre King si accontentò di spostarsi il minimo indispensabile, secondo la sua tattica del risparmio. Non si era allenato bene, non aveva mangiato abbastanza e ogni passo contava per lui fu una ripetizione del primo round, con Sandel all'attacco veloce con un turbine e gli spettatori indignati che domandavano a King perché non combattesse. Oltre a fare delle finte e a sestare colpi lenti e inefficaci, non fece nulla salvo parare, schivare e abbrancare stretto l'avversario. Sandel voleva un gioco veloce, mentre King saggiamente continuava a tenersi cara la sua forza con l'amore guardingo di cui soltanto l'età è capace. Sandel era giovane e sperperava le sue forze con la prodiga indifferenza della gioventù. King possedeva la strategia del ring, la saggezza derivante da lunghi, dolorosi incontri. Osservava freddamente la scena, muovendosi con lentezza e aspettando che l'energia di Sandel calasse. Alla maggioranza degli spettatori sembrava che King fosse irrimediabilmente superato e davano Sandel vincitore per 3 a 1. Ma vi erano anche alcuni saggi, pochi, che conoscevano King da molto tempo e accettavano scommesse, sicuri di una facile vincita. Il terzo round cominciò come al solito, con Sandel sempre all'attacco che teneva in mano il gioco e l'avversario completamente passivo. Era passato mezzo minuto quando Sandel, troppo sicuro di sé, si scoprì. Gli occhi e il braccio destro di King guizzarono nello stesso istante. Era il primo colpo, un gancio assestato con l'arco del braccio piegato perché andasse bene a segno e con tutto il peso del corpo. Fu come se un leone, apparentemente addormentato, avesse improvvisamente allungato una fulminea zampata. Sandel colpito alla mascella stramazzò sul tappeto. Il pubblico trattenne il respiro e accennò un applauso stupito. L'uomo allora non aveva i muscoli legati ed era in grado di assestare un colpo duro come una mazzata. Sandel tentò di rialzarsi, ma fu trattenuto dai suoi secondi che gli urlarono di aspettare il conto. Si piegò su un ginocchio, pronto ad alzarsi, e aspettò con l'arbitro vicino che gli contava nelle orecchie i secondi. Al nono. Si rialzò pronto ad attaccare, e Tom King di fronte a lui rimpianse che il colpo non fosse andato un centimetro più vicino al centro della mascella. Sarebbe stato sicuramente un knockout, che gli avrebbe fatto portare a casa le trenta sterline per la moglie e i ragazzi. Il round proseguì fino alla fine dei tre minuti. Sandel per la prima volta rispettoso dell'avversario e King lento e semi addormentato come al solito. Verso la fine del round King fece in modo da trascinare l'avversario verso il proprio angolo e quando suonò il gong sedette immediatamente sullo sgabello mentre Sandel dovette attraversare in diagonale tutto il ring. Era una cosa da poco, ma era la somma di questo tipo di mosse che faceva la differenza. Sandel era stato costretto a fare molti più passi, a spendere una certa quantità di energia e a perdere una porzione del prezioso minuto di riposo. All'inizio di ogni round King si spostava lentamente dal suo angolo, obbligando l'avversario a percorrere la maggior parte del cammino. Alla fine del round King manovrava sempre le cose in modo da trovarsi nel proprio angolo e potersi immediatamente sedere. Anche i successivi due round videro King parco negli sforzi. Persisteva nella sua ostinata lentezza, nonostante gli incitamenti del focoso pubblico che lo spingevano a farsi sotto. Di nuovo al sesto round, Sandel ebbe un attimo di distrazione, di nuovo il possente destro di Tom King colpì la mascella, e di nuovo Sandel restò sul tappeto per nove secondi. Al settimo round, la forma di Sandel non era più perfetta, egli si rese conto di trovarsi impegnato nell'incontro più duro che avesse mai fatto. Tom King era uno della vecchia guardia, ma il migliore che avesse incontrato, un anziano che non perdeva mai la testa, abilissimo nella difesa, i cui colpi sembravano assestati con una mazza ferrata, in grado di mettere un avversario a knockout. Tuttavia Tom King non osava colpire spesso, non dimenticava mai le sue nocche frantumate, e sapeva che ogni suo colpo doveva andare a segno se esse dovevano reggere fino alla fine. Seduto nel suo angolo, osservando l'avversario che gli stava di fronte, rifletté che la sua saggezza e la gioventù di Sandel sommate insieme avrebbero formato un campione del mondo dei pesi massimi. Ma era proprio questo il problema. Sandel non sarebbe mai diventato un campione del mondo, non aveva saggezza e l'unico modo di ottenerla era a spese della gioventù. Ma una volta saggio, non sarebbe stato più giovane. King ce la mise tutta, incassava e teneva duro, ma Sandel era instancabile e non aveva senso del limite. Al nono round, tre volte nello spazio di un minuto, King mise a segno un gancio destro alla mascella dell'avversario e per tre volte il corpo di Sandel crollò al tappeto. Ogni volta gli ci vollero nove secondi per rialzarsi. Aveva perso molta velocità, ma combatteva ferocemente continuando a sfruttare il suo asso più prezioso, la giovinezza. King invece poteva contare solo sull'esperienza. Col passare degli anni era andato sostituendo la vitalità e al vigore fisico l'astuzia. La saggezza frutto dei tanti incontri e un oculato dosaggio delle proprie forze. Aveva imparato non soltanto a evitare qualsiasi movimento superfluo, ma anche a indurre l'avversario a sprecare le sue energie. Mediante continue finte di piede e di mani, costringeva Sandela ad arretrare, abbassarsi o difendersi. All'inizio del decimo round, King cominciò a fermare gli assalti dell'avversario con diretti sinistri alla faccia. Quando Sandel, fattosi furbo, rispose con una parata di sinistra e un gancio destro alla testa, troppo alto per essere realmente efficace. Ma quando fu colpito, King risentì qualcosa di noto, e quel velo nero che gli annebbiava e intorpidiva la mente. Per un attimo, una frazione infinitesimale di secondo, vide l'avversario scivolare via dal suo campo visivo. Era. Come se avesse dormito e poi avesse riaperto gli occhi, ma l'intervallo di oscuramento era stato così minimo che non era neanche caduto. Gli spettatori lo videro barcollare, piegarsi sulle ginocchia. Sandel ripete più volte il colpo tenendo King in uno stato di semi incoscienza. Poi quest'ultimo mise in atto la sua difesa, che era anche un contrattacco. Lanciando una finta di sinistro, fece un mezzo passo indietro, sferrando contemporaneamente un montante con tutta la forza del destro. Era stato così accuratamente calcolato da colpire in pieno il viso che si abbassava per evitare il sinistro. E Sandel, proiettato in alto e all'indietro, colpì il tappeto con la testa e le spalle. Due volte King riuscì in questa mossa, poi si scatenò martellando l'avversario alle corde. Gli spettatori si alzarono in piedi, riempiendo l'arena di applausi scroscianti. Un knockout sembrava certo, quando il gong suonò la fine del round. La gioventù vanno tutte bene. Questo motto lampeggiò nella mente di King ed egli si ricordò la prima volta che lo aveva sentito. La notte che aveva eliminato Stouser Bill. Il tizio che gli aveva offerto da bere dopo l'incontro aveva usato quelle parole. Tutte bene. Proprio così. E quella notte di tanti anni prima era lui il giovane. Ma stasera invece il giovane sedeva nell'angolo di fronte. Lui da mezz'ora stava lottando ed era vecchio e non riusciva a recuperare. Quelle vene sporgenti e il cuore tanto duramente provato non gli permettevano di recuperare le forze degli intervalli. Si sentiva le gambe pesanti e un principio di crampi. Non avrebbe dovuto andare a piedi all'incontro. E c'era la bistecca che desiderava da quando si era alzato la mattina. Provò un odio terribile per i macellai che non gli avevano fatto credito. Era dura per un vecchio affrontare un combattimento senza avere avuto abbastanza da mangiare. È una bella bistecca, ma quanto poteva costargli? Qualche scellino al massimo, eppure per lui significava trenta sterline. Quando il gong aprì l'undicesimo round. Sandel si precipitò, ostentando una freschezza che era lungi dal possedere. King la riconobbe per quello che era: un blef vecchio quanto il gioco. Agganciò l'avversario, poi liberandosi, permise a Sandel di mettersi in guardia. Era quello che King desiderava. Di nuovo una finta di sinistro. Evitò il gancio di risposta, poi fece un mezzo passo indietro e sferrò un montante al viso che fece precipitare Sandel sul tappeto. Dopo questo non gli diede tregua, scaraventando Sandel alle corde con ganci e diretti di ogni tipo, e quando Sandel stava per cadere lo colpì dal basso in alto e lo schiacciò alle corde dove non poteva cadere. A questo punto il pubblico era impazzito, ed erano tutti per lui. Ce l'hai fatta, Tom, dai, Tom, dai, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Sarebbe stato un finale travolgente quello che il pubblico paga per vedere. E Tom King, che per mezz'ora aveva risparmiato le forze, ora le spendeva nell'unico grosso sforzo che sapeva di potersi permettere. Era la sua ultima possibilità, ora o mai più. Le forze però si esaurivano rapidamente, e la sua speranza era che prima che svanissero del tutto avrebbe atterrato l'avversario, e mentre continuava a colpire, valutando freddamente il peso dei suoi colpi e le loro conseguenze, capì che osso duro era Sandel. Aveva una capacità di resistenza materiale e psicologica incredibile. Il vergine vigore della giovinezza. Sandel era piegato e barcollante, ma le gambe di Tom King cominciavano ad avere i crampi e le nocche delle mani si facevano sempre più dolenti. Eppure, continuava risolutamente a colpire duro, anche se ogni colpo rappresentava una tortura per le sue mani. L'avversario non reagiva praticamente più, ma egli si stava rapidamente indebolendo. I colpi raggiungevano il bersaglio, ma senza forza, erano ormai soltanto il risultato di un potente sforzo di volontà. Le gambe gli erano diventate di piombo e si trascinavano visibilmente. I tifosi di Sandel, rallegrati da questi sintomi, ricominciarono a incoraggiare il loro uomo. King fu pungolato a un nuovo scatto di energia. Assestò due colpi, uno dopo l'altro, un sinistro leggermente troppo alto al plesso solare e un destro alla mascella. Non erano colpi pesanti, ma Sandel era così debole e annebbiato che cadde sul tappeto con un fremito. L'arbitro Cominciò il conto fatale dei secondi. Se non si rialzava entro dieci secondi l'incontro era perso. Il pubblico tratteneva il respiro. King stava immobile sulle gambe tremanti, era immerso come in una vertigine, e davanti agli occhi il mare di facce ondeggiava e fluttuava, mentre le orecchie percepivano in lontananza il conto dell'arbitro. Credeva di avercela fatta. Era impossibile che un uomo così colpito potesse rialzarsi. Solo la gioventù avrebbe potuto. Sandel al quarto secondo rotolò a pancia sotto e cercò di aggrapparsi alle corde. Al settimo si era tirato su in ginocchio, poi riposò un attimo la testa oscillante sulle spalle. Non appena l'arbitro gridò nove, Sandel si tirò su in posizione di difesa, il braccio sinistro contro la faccia, il destro contro lo stomaco. Nell'istante in cui Sandel si alzò, King gli si lanciò contro, ma i due colpi che gli assestò si spensero contro lo sbarramento delle braccia. Sapeva con che rapidità la gioventù recuperava, e sapeva che Sandel era suo se riusciva a impedire quel recupero. Un pugno duro e ben piazzato l'avrebbe messo fuori. Sandel era suo, non c'era dubbio, lo aveva superato, sconfitto, stravinto. Sandel restò in precario equilibrio. Un buon colpo lo avrebbe fatto rotolare a terra e l'avrebbe eliminato. E Tom King, in un lampo di amarezza, ricordò la bella bistecca, rimpiangendo che non fosse dietro quel pugno che gli toccava sferrare. Si caricò per il colpo che non fu né abbastanza pesante né abbastanza veloce. Sandel vacillò, ma non cadde. Arretrò fino alle corde e vi si appoggiò. King vacillò a sua volta e con uno spasmo angoscioso assestò un altro colpo, ma il corpo lo aveva abbandonato. Tutto ciò che rimaneva di lui era un'intelligenza in atto di lottare. Annebbiata e oscurata dalla stanchezza estrema. Il colpo destinato alla mascella non superò la spalla. Aveva mirato più in alto, ma i muscoli, stanchi, non ce l'avevano fatta ad obbedire. E come reazione al colpo, Tom King fece una giravolta all'indietro e fu lì lì per cadere. Fece un altro tentativo. Stavolta il pugno mancò del tutto il bersaglio e la spossatezza lo fece cadere contro Sandel a cui si abbarbicò per non precipitare al suolo. King aveva sparato le sue ultime cartucce. Era finito. E alla gioventù era andata bene. Sentiva Sandel farsi più forte contro di lui. Quando l'arbitro li separò lì sotto il suo sguardo, vide la gioventù recuperare. Attimo per attimo Sandel diventava più forte, i suoi pugni deboli e incerti all'inizio divennero rigidi e precisi. Gli occhi offuscati di Tom King videro il pugno inguantato diretto alla sua mascella. Tentò di difenderla alzando il braccio, vide il pericolo, volle il gesto, ma il braccio... Era troppo pesante, sembrava trattenuto da una tonnellata di piombo. Non si alzava ed egli tentò di sollevarlo con la sua anima. Poi, il pugno inguantato, giunse a destinazione. Ebbe la sensazione di un colpo secco, come una scarica elettrica, e contemporaneamente fu avvolto da un velo di tenebre. Quando riaprì gli occhi, era nel suo angolo e udì le grida del pubblico simili al muggito delle onde giù a Bundy Beach. Qualcuno gli appoggiava una spugna bagnata alla base del cervello e gli spruzzava acqua fredda sulla faccia e sul torace. Gli avevano già tolto i guantoni e Sandel, piegato verso di lui, gli stringeva la mano. Non nutriva risentimento per l'uomo che lo aveva messo fuori combattimento e ricambiò la stretta di mano con un calore che fece gemere le nocche dolenti. Poi Sandel andò al centro del ring e gli spettatori placarono il pandemonio per sentirlo accettare una nuova sfida con una posta di cento sterline. King guardava indifferente, mentre i suoi secondi gli asciugavano il sudore dal corpo e dal viso, e si preparò a lasciare il ring. Aveva fame, non erano i soliti morsi, era una specie di profonda debolezza, una palpitazione alla bocca dello stomaco che si trasmetteva a tutto il corpo. Ricordò il momento dell'incontro in cui aveva condotto Sandel sull'orlo del crollo. Con quella bistecca ce l'avrebbe fatta, gli era mancato solo quello per il colpo decisivo ed era stato sconfitto. Tutto colpa di quella bistecca. I suoi secondi volevano aiutarlo a fargli attraversare le corde. Egli se ne liberò, passò da solo sotto le corde e balzò pesantemente sul pavimento. Seguendoli mentre loro fendevano la calca dell'arena fin nello spogliatoio. Qui si rivestì con i suoi stracci e quindi uscì per strada. Le porte del pub all'angolo erano spalancate. Ed egli vide le luci e i baristi sorridenti e udì le voci che discutevano dell'incontro. Non aveva un centesimo in tasca e la passeggiata di due miglia fino a casa gli parve molto lunga. Stava invecchiando, non c'era dubbio. All'improvviso si sedette su una panchina, incurante del fatto che sua moglie stava alzata ad aspettarlo per sapere l'esito dell'incontro. Quello era peggio di qualsiasi knockout. Sembrava impossibile da affrontare. Si sentì debole e indolenzito e il dolore alle giunture ammaccate gli ricordò che anche se riusciva a trovare lavoro al cantiere ci sarebbe voluta una settimana prima di poter tenere in mano un piccone o una pala. I morsi della fame alla bocca dello stomaco lo facevano star male. Sopraffatto dalla disperazione, sentì gli occhi inumidirsi. Si coprì il viso con le mani e piangendo ricordò Stocher Bill e la sconfitta che gli aveva inflitto tanti anni prima in una notte come questa. Povero vecchio Stocher Bill, solo ora King poteva capire il perché del suo pianto.